Expo Venensud 2017. Ci troviamo allo stand della Bilt, o meglio, ci troviamo allo stand di Carmelo D'Andrea Rappresentanze, che è il rappresentante della Bilt, di cui qui alla mia sinistra abbiamo il piacere di avere l'amministratore, il Deus Ex Machina, Luigi Ture. Buongiorno Luigi. Buongiorno a Vendi TV. Tu sei qui oggi per rappresentare in forma stabile la Bilt in Sicilia, che è un mercato interessante come tutti tanti altri mercati in cui noi siamo presenti, e che ovviamente vuole rappresentare per noi anche un'opportunità di crescita futura. E hai consentito a Carmelo D'Andrea di poter sviluppare questo stand, che è piuttosto maestoso perché si estende su molti metri quadrati, e far sì che possa, vieni qui Carmelo, vieni qui, presentarsi. Io vorrei, fradoro, sono un po' piccino, però il 16 noni ci consente, grazie a Dio di essere tutti nello schermo, consente dunque a Carmelo D'Andrea di presentare non solo i prodotti della Bilt, ma anche e soprattutto quelli che sono gli altri che sono presenti negli altri spazi dello stand. Buongiorno Carmelo. Buongiorno Vendi TV. Facciamo in modo da liberare Luigi Ture, che ringraziamo per la collaborazione e per l'introduzione a Carmelo D'Andrea, perché a questo punto, caro Luigi, facciamo parlare un po' lui. Grazie ancora. Arrivederci a tutti. E io nel frattempo continuo con lui, proprio per farvi spiegare che cosa avete presentato in questo stand e nelle altre sezioni dove ci sono anche altri brand. Sì, e noi presentiamo, diciamo, i prodotti di punta della Bilt, che sono sia per il settore Horeca che per il settore OCS e vending, che vanno dalle taniche argentizzate per il mantenimento dell'acqua stabilizzata senza proliferazione batterica, ai filtri per le macchine da caffè, per i distributori automatici e per arrivare ai filtri per le macchine OCS, per le macchine piccole. E qui stiamo parlando del famosissimo Oscar, l'unico, l'inimitabile. Che è soprattutto in questo momento al top nel mercato, e secondo me non imitato fino ad oggi. E allora, qui abbiamo tante cose che abbiamo potuto vedere mentre tu parlavi, le taniche, i B29, i B58, gli Oscar e così via. Passiamo dall'altra parte, ci mostri quali sono le altre case che tu rappresenti e che godono della presenza in questa circostanza di dei rispettivi proprietari, amministratori. Esatto, sì. E allora seguiteci, noi facciamo un passo da quest'altra parte, dove troviamo la titolare Cinzia Capitani. Buongiorno Cinzia. Buongiorno. Cinzia, che cosa presentate in questa sezione dello stand che Carmelo ha dedicato a Capitani? Allora, prodotto nuovo è... Aspetta, mi metto da quest'altra parte in modo che il cameraman possa guardare, inquadrare le macchine in tutta la loro bellezza. Il nuovo prodotto è Andy. Questa macchina ha la caratteristica di avere il braccetto intercambiabile, in modo tale che possiamo utilizzare più capsule, questa è una FAP, questa è un Nespresso, con una macchina sola. Quindi la novità assoluta è questa qui, il modello più piccolo per la casa e il modello un po' più grande, col serbatoio da 2 litri, doppio caffè esatto, per l'ufficio o ambienti più professionali. Spendiamo qualche parola per l'azienda Capitani. Capitani è un'azienda che si trova in Lombardia, a Como. Sì, tutto prodotto italiano, assolutamente 100% nostri stampi, brevetti,
è tutta prodotto italiano. Voi di cinese avete davvero quasi nulla? No, assolutamente niente. Allora diciamo nulla. Nulla, sì. E dunque i nostri complimenti per il rispetto dell'italianità. Cinzia, voi esportate molto vostro prodotto. In Italia c'è tanta concorrenza perché l'Italia ormai con l'esplosione dell'OCS nell'ultimo decennio ha visto nascere e crescere molti marchi che si occupano proprio di produzione macchine. Voi continuate ad affermare la vostra dignitosissima italianità andando a sì realizzare dei prodotti che sono dei piccoli gioielli di tecnologia, ma anche andando a esportare. In che modo sviluppate il vostro settore commerciale? Beh, soprattutto con le fiere e anche con giornali specializzati, riviste specializzate come il vending e fiere, perché poi anche comunque il passaparola è molto importante nel nostro settore. Quindi gli stessi clienti portano altri clienti e direi che il fiore all'occhiello è questo. Grazie Cinzia, noi avremo modo di incontrarci a Host se sarete presenti. Certo, sì, al padiglione 24, stand di 69. Molto bene, e noi verremo a trovarvi proprio per realizzare un focus dando vita a appunto dei micro servizi dedicati alle vostre macchine che sono piccole, belle, efficienti e economiche. Esatto, sì, una realtà tutta italiana. Tutta italiana. Cinzia, grazie. Allora continuiamo. Carmelo, fammi strada, mostrami cosa c'è da quest'altra parte. Grazie ancora Cinzia, perché qui incontriamo l'Officina Aromatica e incontriamo il suo titolare che si chiama Gilberto Maioli. Buongiorno Gilberto. Buongiorno Fabio, buongiorno ai tuoi telespettatori. E allora, nel frattempo io sto un po' usando Carmelo come guida. Giustamente. Anche se in realtà tu sei già stato sui nostri teleschermi. Sì, un paio di volte, 3 anni fa e ancora dietro 4 anni fa mi sembra. A Venditalia e Host, se non sbaglio. Sei un professionista. Addirittura, dai. Sono un vecchio volpone come te, dai. Dai. E allora, parliamo del marchio Officina Aromatica. Nasce 2 anni fa da un'idea di amici, sai che io ero in un'altra realtà produttiva e abbiamo costruito questo marchio, questo brand molto interessante, molto innovativo e abbiamo fatto questo format che ci vogliamo portare e indirizzato a tutti i negozi. Oltre a quello che facciamo noi, che sai benissimo che è la lavorazione del conto terzi dei prodotti solubili o in foglia. Scusa, io ti interrompo non perché voglia appunto interrompere quello che stai dicendo, ma chiariamo innanzitutto un concetto che è fondamentale per far capire a chi sta dall'altra parte chi è Officina Aromatica. Officina Aromatica realizza, produce, incapsula e incialda una serie di prodotti che partono dal caffè a normale a quelli aromatizzati ai tè in filtri, ai tè, scusami, in foglie, ai solubili, a tutti i prodotti solubili e li possiamo incapsulare, incialdare, imbustare. Perciò facciamo una serie di controlavorazioni che sono veramente interessanti, dalla bustina stick del gramme 8 che potrebbe essere il caffè liofilizzato, arriviamo fino al chilo del cioccolato o del tè al limone o del zenzero e miele, via dicendo. I prodotti sono tantissimi. Ecco, se volessimo fare una stima di tutti i prodotti che tu vai a realizzare, riusciresti a farlo? I formati che ho sono a 231 prodotti. È abbastanza per un'impresa ardua. È un'impresa ardua, sì, però io mi diverto tantissimo. Tu sai che io sono innamorato di questo lavoro, molte aziende mie amiche, clienti, penso che mi abbiano scelto per questo, per la mia serietà, ma la mia passione che metto in questo lavoro, ormai sono 30 anni e veramente mi diverto tanto e ancora mi diverto, perciò
È un'impresa veramente bella per me questa qua. Ditelo ad esempio, amici, perché lui ci mette passione e si diverte. Io ci metto passione e mi diverto. E riusciamo entrambi, chi in un modo, chi in un altro, ad esprimere e manifestare quello che abbiamo dentro, la passione per settore. Se questo settore lo inizi, non lo finisci più. Mi dispiace dirlo, ma... Voi che seguite le mie interviste... Qualche volta forse l'avete sentito dire anche da me. Sì, è vero. Gilberto, io desidero ringraziarti perché è sempre davvero un gran piacere vederti e assistere, in questo caso, al battesimo televisivo di Officina Aromatica, dove appunto qui tu stai presentando una quantità infinita di prodotti. Dei nostri prodotti saranno una quarantina forse, ma calcola che abbiamo veramente in serbo altre novità, ma veramente interessanti anche. Noi ne daremo conto attraverso Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, e vendingnews.it, il quotidiano italiano dedicato proprio alla distribuzione automatica. Qui io, prima di andare via, dico, vedo capsula Nespresso, capsula FAP Point compatibile, capsula Espresso Point ancora, ma su S44, e poi la bustina stick di dicevo prima, che annoveriamo anche clienti come Neos, come Meridiana, Compagniere, perciò siamo già abbastanza avanti con i lavori, insomma. E allora chiediamo a Gilberto in che modo poter fare per entrare in contatto con Officina Aromatica e quindi chiedere anche solo un preventivo, perché non bisogna ordinare dei camion interi prodotto, anzi qual è l'ordine minimo? Ma guarda, ordine minimo una scatola se vogliono, non c'è problema, il problema è il nostro marchio, così come lo vedi, non c'è nessun problema, il magazzino è fornito di tutte le referenze, nessun tipo di problema per qualsiasi offerta, richiesta di campioni, quello che vogliono, www.officinaaromatica.com, info@officinaaromatica.com, la richiesta direttamente a me, io seguo un po' tutto quello che è la richiesta dei clienti o dei possibili clienti e cerco di soddisfarla, certo. Prima di andare via devo chiederti, tu puoi nel frattempo poi spiegare successivamente anche per iscritto quello che è il vostro progetto, perché io vedo degli espositori che sono molto eleganti, molto pratici e credo anche molto economici. Molto economici, sì. Infatti dicevo, il format per i negozi è una cosa molto economica, dove possiamo mettere 15 prodotti, perciò in vari formati, con una spesa veramente minima, anzi nulla, perché l'espositore giustamente è brandizzato a nostro marchio e in quel caso non viene regalato. Volendo si può fare anche a marchio del cliente, lì apriamo una porta che purtroppo hai qua solo 300 secondi e non 3000. Beh sì, avremo modo naturalmente di saperne di più, però possiamo dire che con certezza non occorrono tanti soldi per andare a realizzare la personalizzazione dei prodotti. Partiamo davvero da mezza pedana, una pedana di prodotto. Le macchine hanno, tutte le macchine di produzione hanno la stampante in linea, perciò si lavora ormai. Non vale più il discorso ma cambiare il marchio, la bobina, ormai il marchio si cambia in un attimo e veramente si fa la mezza pedana, come hai detto, tranquillamente con qualsiasi prodotto. Grazie Gilberto, nel frattempo Carmelo è impegnato con altri colleghi, amici, insomma, suoi prospect che potrebbero acquistare delle cose. Io allora ne approfitto per lasciarlo lavorare, salutare te Gilberto, ci vediamo a Host 2017. Ci sarò sicuramente. E io per proseguire in altro stand e presentare qualche altra novità qui a Catania alla 7ª edizione dell'Expo Vending Sud, quella 2017. Arrivederci, buona giornata.